Ciao a tutte! Oggi voglio mostrarvi quello che ho ricevuto dal sito Kawaii Box. Mi hanno inviato questa scatola. Allora, di cosa si tratta? Questo è un abbonamento mensile che costa sui 17 euro e mi inviano ogni mese appunto una scatola di questo tipo. Questa è la scatola di marzo, anche perché arriva in circa 3 settimane, quindi la scatola del mese passato arriva circa a metà del mese successivo. Quindi questa, che è la scatola di marzo, mi è arrivata il 14 aprile. Allora, all'interno trovate una decina di prodotti kawaii, quindi cose pucciose, cose di cartoleria, e qualche volta mettono all'interno anche cose da mangiare, come caramelle, biscottini. Allora, ovviamente ogni volta, ogni mese non si sa quello che c'è all'interno del pacco, quindi trovo che sia un'idea molto carina. L'ho già aperta, ho già visto quello che c'è e volevo farvela vedere anche a voi. Allora, partiamo subito. Innanzitutto, la scatolina, quando l'apri, si presenta in questo modo. Mettono questa carta rosa che trovo carinissima e poi all'interno ci sono tutti i vari articoli della box di marzo. Poi inviano anche la cartolina con i ringraziamenti con scritto "Primavera è tempo di kawaii" con il cuoricino. Sono molto carini. Questa. La prima cosa che mi ha colpito, perché è molto pucciosa, solo loro potevano fare una cosa di questo tipo, è un tagliaunghie rosa con un lecca lecca verde e il fiocchetto giallo. Hanno anche messo questa protezione di plastica, è molto carino comunque. Così, tac tac. Sì, loro fanno sempre cose molto pucciose, qua cose del genere sicuramente non le troviamo. Quindi trovo che questa box sia un'idea molto carina per gli amanti delle cose kawaii, pucciose, insomma, quindi questo. Un'altra cosa che c'è all'interno è questo dolcissimo portachiavi pupazzetto a forma di limone, sembrerebbe, mi viene in mente il limone, comunque questo faccino tenero tenero, tutto giallo, con gli occhietti, le guancette, molto molto bello, così, e magari lo attaccherò alle chiavi della macchina, visto che quelli di metallo mi danno fastidio perché pure che vanno a rovinare la carrozzeria, quindi trovo che questo sia molto carino e sicuramente lo utilizzerò per le chiavi della macchina, mi piace un sacco, è troppo dolce. Dopo, un'altra cosa che c'è all'interno, che però non mi piace per niente, è questa forcina per i capelli verde lime a forma di fiocchetto, ma è rotta. Tra l'altro qua è scollato, quindi non benissimo, non mi piace comunque. Non l'avrei mai utilizzata comunque questa. Dopo c'è questa spilla con questo animaletto che tiene tre lecca lecca in mano, è molto molto carino, simpatico, non so cosa me ne farò, però è molto bello, è molto dolce, sono tutte cose dolci, pucciose le loro. Questa. Un'altra cosa che c'è all'interno è questa scatoletta, che vediamo un po' di cosa si tratta, perché non riesco a capire. Allora, questa scatoletta con... No, bellissimo! Bellissimo! No! Questo nastro, diciamo così, questi adesivi, sì, un adesivo che ho scritto "Merci" con i pois, i fiorellini, troppo bello questo, mi piace un sacco, da mettere magari sull'agenda, bellissimo, wow, questo mi piace un sacco, e poi anche la confezione dove era riposto è troppo carina questa qua, bellissimo, fantastico, questo mi piace un sacco, questo sì. Yeah, mi piace. Poi vediamo un po' che altro c'è. Allora, questo bellissimo, wow! Un'altra cosa che mi piace molto sono questi mini mini post-it proprio piccolissimi a forma di luna, di alberello di Natale. Vabbè, passato ormai, e di questo animaletto mi piacciono tantissimo. Ecco qua, questi vedono meglio. Questi qua sono molto dolci, bellissimi. Wow, mi piacciono tanto. Anche qua cose super pucciose. Poi un'altra cosa che c'è all'interno sono delle caramelle. Guardate che belle. Cioè, rendono una confezione di caramelle troppo pucciosa. Guardate un po' qua, com'è bella. Sono il gusto di mandarino. Non mi piace tanto il mandarino, però l'assaggio insieme a voi, vediamo. Allora, vediamo un po'. Tra l'altro anche sulla carta ci sono tutti i disegnini pucciosi. Ah no, è proprio un fumetto. Vabbè, è scritto in giapponese, quindi buona. Buona, mi piace.
molto gommosa, ma è buonissima. E a me il mandarino non piace tanto, però è molto buona. Ce ne sono tantissime. Buonissima. Queste me le mangerò tutte sicuramente. Mandata giù. La caramella è buonissima. Sembra. Come si chiamano? Le frittella? Buonissima. Assomigliano a quelle, sì. Poi un'altra cosa che c'è all'interno che mi piace tantissimo è questo portatesserine rosa fatto con questa trama a rombi, mi piace tantissimo. Poi c'è questa catenella argentata con il diamante giallo, lo trovo molto carino questo. Mi piace un sacco, bellissimo anche questo. Questo sì, sicuramente lo utilizzerò. Questo. Poi ci sono degli stickers adesivi. Allora, questi carinissimi con le angurie, con gli animaletti, col gelatino, questi qua, molto molto belli. E invece in quest'altra confezione ci sono anche qua sempre degli stickers da mettere, tipo qua che fanno vedere sul telefono, sull'iPod, sulla videocamera, magari su un pacco regalo. E sono questi, anche questi molto belli. Sono sovrapposti, però sembra che ci sia qualche fiorellino, farfalline, queste grecchine rosa, verdi, bellissime. Queste qua mi piacciono un sacco, queste. Poi un'altra cosa che c'è all'interno e che mi piace tantissimo è questa penna con la scritta Lash, c'è questa bambolina al posto del tappino, è molto bella con gli occhi a cuore e la biro, ecco, una semplice biro poi è nera. Questa. L'ultima cosa che c'è all'interno della confezione sono questi sacchettini, magari per riporre qualche regalino, che trovo carinissimi. A righe dei colori pastello e mi piacciono un sacco anche questi. Sono proprio sì delle bustine, vediamo, apriamole come e così vi faccio vedere meglio. Ma fanno cose troppo carine. Sì, è proprio un sacchettino così dove vai a riporre magari un piccolo pensierino. Quando devi fare dei regalini è molto carino. Poi magari lo chiudi qua, ci metti qualche sticker se. È una confezione a regalo troppo carina, bellissimi anche questi, ce ne sono dentro diversi, una decina sicuramente, forse anche di più. Mi piacciono tantissimo. Quindi questi erano tutti gli articoli che conteneva la box di marzo. E se anche voi come me siete amanti delle cose pucciose, degli articoli di cartoleria, questa box fa sicuramente al caso vostro perché ci sono cose troppo belle. Ho tra l'altro in serbo una sorpresa per voi, perché mi hanno chiesto quando poi ci siamo sentiti via mail. Mi hanno chiesto se avevo intenzione di fare un giveaway e quindi di regalare una box anche a voi. Ovviamente ho accettato. Quindi se volete anche voi ricevere una Kawaii Box e partecipate a questo giveaway. Ancora non so quali saranno le regole perché non mi hanno ancora detto nel dettaglio come funzionerà il giveaway. Comunque gli scrivo una mail e poi vi lascio tutte le regole per partecipare sotto il video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!